Ragazze, buon pomeriggio, bentornate in un nuovo video. Come state? Allora, per me oggi è l'ultimo del mese, è il 29 febbraio di anno bisestile e sono circa le 13:40. Allora, anche oggi è un video dedicato al menù. Anche ieri vi ho girato un video sul menù per le offerte dedicate ad Aldi. E oggi invece vi parlo dei buoni sconto di Tigotà che ho portato apposta per farvi vedere bene. Allora, devo dire che ho girato due video così simili tra ieri e oggi perché ho notato che è proprio un tipo di video che in questo periodo sta andando tanto. Innanzitutto vi ringrazio perché mi chiedete sempre più spesso di fare dei video chiacchiericci. Noto proprio che sia tra YouTube che Instagram molto spesso le persone hanno proprio bisogno di parlare. Questo lo noto anche sul lavoro, il tipo di lavoro che faccio. E poi risponderò anche lì perché ho ricevuto qualche domanda ed essendo che ho visto che più di qualcuno mi ha fatto delle domande sul lavoro, essendo oggi un video chiacchiericcio, ho piacere a rispondere. E quindi vedo proprio che c'è nelle persone il bisogno proprio di confrontarsi su temi molto attuali come fare la spesa, far quadrare i conti, fare il menù, risparmiare, ma in generale proprio essere ascoltati. E quindi chiacchierare come se fossimo uno di fronte all'altro. Quindi quando inizio a leggere sempre più spesso, fai video chiacchierici, fai video in cui parli, grazie perché fai video in cui parli, ho ricevuto veramente questa settimana più del solito messaggi in cui mi avete scritto sto passando un brutto momento e mi dispiace, capisco, comprendo. E mi dite, ascoltarti, guardare i video con i bambini mi aiuta anche solo un attimo a distaccarmi dalla realtà. Quindi io rimango sempre più colpita e vi ringrazio tanto e questo proprio mi smuove nel fare sempre più spesso video più chiacchiericci possibili. Per me, vi dico la verità, sono anche più semplici da registrare, nel senso che io accendo la videocamera e parlo con voi come stessi parlando di fronte a un'amica e poi basta, quindi non c'è neanche montaggio, non ci sono tagli, insomma, quindi è anche più facile, ma a parte questo è proprio un piacere. Quindi ci tenevo a fare questa premessa per ringraziarvi e se avete bisogno di parlare magari un po' più in privato, scrivetemi su Instagram. Non sempre rispondo subito, soprattutto dal giovedì alla domenica che iniziano i giorni in cui lavoro, ma cerco sempre insomma di rispondere, ecco, soprattutto quando magari mi arrivano messaggi in cui qualcuna di voi si confida e devo dire che ultimamente ho iniziato a chiacchierare con ancora più di qualcuna di voi. Ormai ci sono delle ragazze che sento ormai abitualmente da quando ho aperto il canale, quindi a maggio saranno 4 anni. Sì, 4 anni già, mamma mia. E quindi vedo che aumentano, quindi quando si riesce ad arrivare così a qualcuno ci si sente proprio, proprio bene, quindi grazie ancora. Quindi ieri vi ho fatto un video sul menu proprio dettagliato per quanto riguarda i buoni spesa di Aldi, quindi in caso magari se non l'avete visto avete piacere a vederlo, è il video precedente a questo, quindi quello di ieri, in cui vi raccontavo del buono spesa di 10 euro di Aldi ogni 50 euro, quindi potete fare più spesa, insomma l'importante è che totalizzate su ogni scontrino 50 euro nello stesso momento. Non c'è problema, quindi facciamo un esempio, fate 200 euro di spesa, passate 5 volte il buono da 10 euro, fermando la spesa ogni 50, quindi pagate 150. Ecco, e oggi invece vi parlo e perché li faccio attaccati? Perché essendo che io registro con almeno una settimana di anticipo i video, quindi questo video voi lo vedrete. Lo vedrete circa intorno al 7, credo.
se non lo registro subito, poi magari non riuscite a prendere l'offerta. Quindi questi sono 10 euro di buoni sconto. Io ne ho raccolti 3 nell'arco di questo mese passato. Praticamente 10 euro di buono sconto su almeno 30 euro da Tigotà. Quindi cosa fate? Lo stesso discorso di Aldi. Se fate 60 euro di spesa e avete due buoni, pagate 40. Ecco, se fate 90, pagate, adesso mi sbaglio, 60 e via dicendo con i multipli. Quindi io credo che domani, che andrò a fare la spesa, spenderò sui 60 euro sicuri, anche perché poi la spesa dell'11-12 marzo, quella per quanto riguarda prodotti per casa e igiene, voglio farla tutta da Aldi in modo da raggiungere più importo possibile, avere più sconto possibile. Quindi domani preferisco fare magari un pochino di scorto, prendere determinate cose che poi magari non trovo da Aldi nel settore appunto pulizie e igiene. Quindi è molto comodo. Io quando ci sono queste offerte Aldi, no, da Tigotà, stiamo parlando di Tigotà, ne approfitto sempre, perché fanno veramente comodo. La spesa, questi buoni sconto da 10 euro sono utilizzabili dal 1 al 15 marzo nel punto vendita di emissione, quindi dovete utilizzarli nel Tigotà in cui ve lo rilasciano. Magari c'è un Tigotà di fronte, io ne ho due molto vicini, devo usarlo in quello in cui me l'hanno emesso, così mi hanno spiegato e così c'è scritto. Quindi mi sono fatta anche una lista oltre che il menu e adesso vi andrò anche a leggere un po' il menu. Ho cambiato un pochino le cene e sono contenta molto di questo menu, devo dire anche di quello precedente, perché comunque lo abbiamo seguito tutto, invertendo magari a volte le giornate, anche se io ultimamente, essendo che appunto lavoro dal giovedì alla domenica, cerco di fare determinate ricette nei 3 giorni in cui sono a casa. Allora, prima di leggervi la spesa di Tigotà e il menù, rispondo a un paio di domande per quanto riguarda il lavoro. Innanzitutto, mi viene spesso chiesto quando ho ricominciato a lavorare. Ho ricominciato a lavorare esattamente l'8 settembre. Quindi l'8 marzo sono già 6 mesi che lavoro in questo posto. Un'altra domanda è: che lavoro fai? Faccio la cameriera di sala barra aiuto cucina in un ristorante molto vicino a casa, ma veramente molto vicino perché ci metto 5 minuti, 6 minuti di macchina. E come ti trovi? Mi trovo molto bene, spero che continui ad andare così. Ho un bel rapporto con chi lavora lì fino ad ora, insomma, perché adesso sono arrivate 9 persone, quindi vedremo. Ma per adesso veramente molto molto bene, sono molto contenta e lavoro con tranquillità. Quando si lavora così, insomma, si può essere contenti, ecco, perché io durante anche altre esperienze ho visto cose che non mi erano piaciute, immagino come tutti, quindi quando si trovano poi, ci si trova in un bel posto in cui ci si trova bene con le persone, il tipo di lavoro, allora è già bello andare al lavoro che non sei stressato, oppure che non dici oh, devo andare al lavoro, ma lo dici in maniera tranquilla, contenta, perché comunque impari sempre qualcosa di nuovo, ridi, scherzi, pedali, perché comunque è un posto dove si pedala molto. È bello, ecco. Un'altra domanda è: hai chiesto tu di essere spostata in cucina? Allora, io fin da subito ho detto subito che mi trovavo bene in cucina, e poi è successo, diciamo, che da un mesetto circa la ragazza che era in cucina è andata via e quindi mi sono proposta più che volentieri. Quindi, che mansioni ho in cucina? Io non ho nessun titolo per quanto riguarda la cucina, i miei diplomi sono tutt'altro. Io ho due diplomi, uno di tecnico del mobile e uno di arredatrice di interni. E
Le mie esperienze nel settore della ristorazione, per lo più bar, gelaterie e ristoranti, iniziano nel 2011, quindi comunque insomma un po' di esperienza ce l'ho. Nella ristorante invece quello che sto imparando in cucina devo ringraziare proprio questo posto di lavoro, in particolare i due cuochi che mi stanno insegnando. E che mansioni svolgo? Sono alla friggitrice ad olio, preparo i piatti che escono, preparo le insalate, preparo i dolci e seguo quello che mi dicono ovviamente i cuochi, a cui io faccio sempre riferimento a loro e quindi li aiuto nelle preparazioni che ci sono, ecco. E un'altra domanda è se mi trovo bene, ma forse ho già risposto comunque sì, mi trovo molto bene e che orario faccio? Allora, lavoro dal giovedì alla domenica perché lunedì, martedì e mercoledì è chiuso, ad eccezione di eventi particolari che possono essere festività sotto Natale, quindi Santo Stefano, Capodanno, Halloween, che magari cade nei giorni tra il lunedì, martedì e mercoledì e quindi ci sono aperture speciali. Altrimenti l'orario è cioè l'orario, i giorni d'apertura sono da giovedì alla domenica. Che orario fa il posto in cui lavoro? Apre alle 17 e chiude all'incirca alle 2 di mattina e la domenica fa anche il pranzo, quindi la domenica apre all'incirca alle 11 e poi fa insomma anche il pranzo, quindi è diciamo orario continuato, ecco, mentre giovedì, venerdì e sabato solo la cena. Il mio orario qual è? Io inizio alle 18 e finisco indicativamente tra la mezzanotte e l'una, a volte magari anche l'una e mezza. E niente, quindi questo è quello che faccio. Ovviamente spero di rimanere lì il più a lungo possibile e nulla, vedremo adesso come andranno avanti le cose, ma per il momento veramente sono contenta. Ovviamente non posso dire che non sia stancante, anche perché comunque è un posto che per fortuna lavora molto, soprattutto il venerdì e il sabato. Quindi ovviamente la mia, come dire, la mia dose di stanchezza c'è, anche perché magari rispetto ad altri che sono più giovani, non hanno impegni familiari, magari è un po' meno, diciamo, stancante come lo poteva essere per me. Quando lavoravo in posti similari senza avere ovviamente famiglia e figli, ma questo è normale. Io ovviamente arrivo al lavoro con una giornata di bimbi, casa, impegni, sport, quindi, ma la mia, anzi, non è una lamentela, anzi, tutt'altro, perché lunge da me, ecco, io non sono una persona che tende a lamentarsi, però è ovvio che se mi viene chiesto è stancante, certo non è che vado a giocare, quindi sì, c'è la stanchezza, soprattutto devo dire i sabati, perché i sabati sono belli strong, c'è tanta più gente, quindi finisco quasi sempre dopo l'una, quindi torno a casa, tra che mi faccio la doccia e tutto, non vado mai a letto prima delle 2, a volte anche 2, 2 e mezza, e comunque poi la mattina i gemelli si svegliano, la domenica Alex ha gli impegni tra il catechismo e la chiesa, io comunque, ecco, il sabato e la domenica, che Alex ovviamente non va a scuola, sì, mi alzo con i gemelli, ma poi resto sul divano e dormo almeno fino alle 8 e mezza. Domanda sicuro arriva: perché non dormi nel letto? Perché i gemelli sono piccoli, piccoli o comunque abituati a me, anche se magari la domenica c'è mio marito, ma se non mi vedono sarebbe peggio, verrebbero alla porta. Abbiamo provato a battere: mamma, mamma, tutto bene? Allora, tanto vale che mi metto sul divano. E devo dire che loro magari, con la scusa che io sono lì che vedono che riposo, si guardano i cartoni e sono più tranquilli. Poi ovviamente passato l'orario delle 8 iniziano a essere loro, a essere più movimentati e vispi, però almeno io quell'oretta riesco a farmela e si fa, ragazzi, si fa, nel senso che si sa che insomma nel momento che si hanno impegni familiari, figli, sono
si fanno sacrifici, quindi io lo faccio perché lo voglio fare e sono contenta di farlo. È ovvio che poi anch'io, come tutti, a volte ho delle giornate in cui mi sveglio che sono così. E magari poi qualcuno nei video poi mi scrive: ti vedo stanca, ma è normale. Io a volte sorrido quando leggo questo, perché magari c'è chi lo scrive con dolcezza a dire: ti vedo stanca, ma mi raccomando, riposo. Oppure altro: mamma mia, sei stanca. Ma insomma, è normale, no? Cioè, non è che mi posso mascherare, mettere una mascherina e dire: wow, mi sono appena alzata dopo 12 ore di sonno. No, ma sicuramente arriveranno poi momenti in cui riposerò di più, quando i gemelli inizieranno per bene l'asilo, sperando che non mi facciano più giorni a casa che all'asilo, che loro inizieranno a settembre, con i 3 anni, quindi l'asilo normale, come Alex. Anche lui non è andato al nido, ha iniziato l'asilo normale. Lui è di marzo, a settembre aveva cominciato, quindi aveva già marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, aveva già 3 anni e mezzo, quindi era partito più che bene. I gemelli invece iniziano, bisogna dire, leggermente prima, perché loro fanno i 3 anni a giugno, e giugno, luglio, agosto, giugno, luglio, sì, è 3 anni e 3 mesi, iniziano poi l'asilo. Ecco, quindi poi sicuramente avrò, poi cresceranno, insomma, poi avrò più modo di riposare, come è stato con Alex. Anche se con uno io devo dire che non, ero anche più giovane, ma insomma, magari non accusavo la stessa stanchezza di adesso, ecco, nonostante io con Alex proprio ho sempre, sempre lavorato, e sempre in orari comunque buoni, perché lavoravo dalle 8 alle 13, a volte poi facevo il doppio turno in questo bar dalle 18 alle 20 indicativamente, ecco, dove sono stata 6 anni, gli ultimi 6 anni prima di licenziarmi, quando poi i gemelli avevano meno di un anno, perché comunque era 30 km di strada. Insomma, ve ne avevo parlato bene in un altro video, sta diventando super lungo e sto uscendo un po' dal titolo del video, che appunto voleva essere un video dedicato al menù e agli sconti. Però avevo piacere di rispondervi a queste domande, non volevo aspettare un video dedicato a solo domande e risposte, perché io rispondo anche sotto i commenti. A volte faccio un po' fatica, magari ultimamente, a rispondere sempre, ma perché poi arriva appunto il weekend, dal giovedì alla domenica, ed è un po' più confusionario, però alla fine mi impegno a rispondere sempre. Solo che mi rendo conto che rispondere a voce o rispondere sotto un commento è diverso, ovviamente. Comunque, magari organizzo un video di domande e risposte, che è un pochino che non faccio. E quindi magari lì poi approfitto per parlarvi in più, con più dettaglio, insomma, magari alle curiosità a cui volete che rispondo. Ecco, allora, detto questo, vi leggo il menù, perché sennò magari mi dimentico anche. Allora, è un menù di 2, 4, 6, 8, 10 giorni, quindi ho segnato: iniziamo da lunedì, pasta al pomodoro, e per cena, seguendo il consiglio della mia amica Natalizia, il minestrone fatto in casa, perché mi ha proprio incuriosita, voglio provare a farlo io, accompagnato da una torta rustica, quindi pasta sfoglia, prosciutto, provole, insomma, perché solo il minestrone. Ora mi segno anche magari di fare anche i crostini, solo minestrone, secondo me, appunto, è poco. Vediamo come va. Martedì a pranzo ho messo pasta, Philadelphia e zucchine, che è tantissimo che non faccio. Per cena, come sempre, le omelette con le uova, broccoli e tegoline. Mercoledì a pranzo pasta, patate e provola, che piace tantissimo. E per cena la piadina, che è tanto che non faccio, con affettato accompagnato da un'insalata mista. Giovedì a pranzo risotto con la salsiccia e lo zafferano, per cena le bistecche o le focaccine di patate, che anche quelle me le chiedono spesso, o le mozzarelle in carrozza. Venerdì a pranzo pasta e piselli, e per cena salmone e spinaci, e per i piccolini, per i gemellini, le croccole. Sabato a pranzo carbonara, perché guai se non c'è. E per cena la pizza, che devo dire che quella che avevo preso, la base,
surgelata all'Ipercop, una bomba, è piaciuta tanto ed è venuta bene. Domenica pranzo, domenica ragù e per cena le costine che tutti e tre i miei bambini amano con le patate. Allora, da Tigotà quindi mi sono segnata che sicuramente prendo il solito scatolone di pannolini, 88 pannolini a 15 euro. Mi serve sicuramente il detersivo per la cucina, lo spray, la polvere per la lavatrice, l'ammorbidente, detergente per bagno, pavimenti, le spugne, la carta igienica, Scottex e Vicinet, mi serve la crema Bepanthenol, che è solo quella per 10 euro, bagnoschiuma, spazzolini e i cotonfiac, che mi dimentico sempre se, ecco, quella è una cosa che mi dimentico sempre, i cotonfioc, carta forno, alluminio e basta. Ecco, quindi all'incirca con queste cose che vi ho detto, subito si raggiungono 60 euro, incredibile, ma è così. Nulla ragazze, questo è quanto penso che andrò a prendere. Non vi ho fatto la lista dettagliata della spesa perché ve l'ho fatta ieri nel video dedicato ad Aldi, in previsione della spesa di Aldi dall'11 marzo, e quindi qui non ve l'ho fatta, ma indicativamente così 7-10 giorni andrò da Eurospin, saranno circa 180-210 euro, ecco. Quindi più o meno i prezzi ormai lo sapete anche voi, sono quelli. 22 minuti, quindi spero di non avervi scocciato. E come sempre vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video e alla prossima, un bacione.